che per questo noi voteremo. Grazie. La ringrazio. Onorevole Giammanco. Sì, Presidente, grazie. Cercherò di essere breve. Il gruppo di Forza Italia è favorevole sicuramente alla tutela delle attività di commercio equo e solidale e ne condivide i principi ispiratori, con particolare riferimento alla riduzione della povertà, anche grazie a nuove forme di commercio e al sostegno ai produttori provenienti da paesi economicamente svantaggiati. Dispiace però che il testo, giunto oggi all'approvazione dell'Aula, rischi di comportare nell'applicazione pratica e concreta delle criticità dal punto di vista della libera e leale concorrenza. È giusto e doveroso che l'agenda politica presti maggiore attenzione a uno sviluppo maggiormente sostenibile anche a livello ambientale, offrendo migliori condizioni commerciali e garantendo i diritti dei produttori e dei lavoratori del sud del mondo. Tuttavia non possiamo dimenticare le difficili condizioni in cui versano tutte le piccole e medie aziende italiane, lontane anni luce dalle grandi multinazionali e dalla logica della massimizzazione del profitto a tutti i costi, anche a scapito talvolta dei diritti dei lavoratori, che la tutela del commercio equo solidale vuole arginare. Non ripeterò ciò che ho detto in discussione generale, cioè che nutriamo anche delle perplessità per quanto riguarda gli articoli 10 e 11, per cui direi che a questo punto Forza Italia, alla luce della condivisione dei principi che sottendono questa proposta di legge, ma alla luce anche del fatto che non vuole minimamente rischiare che possa rappresentare un boomerang per i lavoratori e per le tante piccole e medie imprese che sono lo scheletro portante dell'economia del nostro Paese, comunico l'astensione di Forza Italia su questo provvedimento, perché appunto il testo, così come articolato, non ci offre sufficienti garanzie in termini di rispetto dei più basilari principi di leale e libera concorrenza, per cui non siamo disposti a correre nemmeno il più remoto rischio di danneggiare appunto piccole e medie imprese e lavoratori già duramente provati da una crisi economica che sembra non conoscere fine. Grazie. La ringrazio, onorevole Giammanco. Onorevole Davilla. Grazie, Presidente. Noi concepiamo questa legge come un primo passo, una cornice in cui il commercio ecosolidale possa evolvere e migliorarsi. Non ci nascondiamo le criticità di questo mondo, ma pensiamo di stare varando uno strumento che renderà più probabile e meglio ordinato il loro superamento. Non possiamo non stigmatizzare le pecche della gestione dell'iter di questo provvedimento, soprattutto perché si sarebbero potute facilmente evitare, seguendo la proposta del Movimento 5 Stelle, tacciato sempre come minimo di stravaganza, che si è rivelata invece di buon senso e condivisa successivamente da altri gruppi. L'assegnazione in sede legislativa avrebbe permesso ai deputati di ricevere la relazione tecnica della Ragioneria, gli elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale e le considerazioni del dossier del Servizio Bilancio dello Stato in tempo utile a elaborare un testo che ci avrebbe permesso di consegnare ai colleghi del Senato un prodotto coerente col buon impianto di base, ma più accurato e condiviso e senza sacrificare i tempi più dello stretto indispensabile. Un'oretta trafelata in Commissione Bilancio con